riprende il secondo tempo. L'UVP all'attacco con poi Peretto, capitano Benedetti, capitano Romano, Mangano è entrato in chiesa del secondo tempo, e Mangano, questione, iniziamo contro l'UVP, gioco Pirlo, è la seconda posizione contro l'UVP, si prende il gioco, con Pancasio, Cano, Santolini, Cusini, per azione di Mangano che sarà la palla a Matuchino, 56 di Amino Manani, aperta, entrato anche lui. Allo sfondo attacco ancora della Torre Vercelli con il numero 9 Matuini, palla a Buralli, vice Artano che fa girare con Fantasio Artano, Buralli palla di nuovo a lui in avanti il nostro vedete Matuini non è che ci difenda di trovare a Rosario, ecco Manno punizione sempre fallo e punizione normalmente in favore del ultimo che va alla battuta con Mangano, Manai non è dietro fuori per Tomi Matuini che viene contratto da Cipollini, ma non l'ha fatto un bel pari match, viene chiesto normalmente un attore un po' diverso e la punizione è in favore dell'ultimo già tutta la Tomi Matuini che Manai faccia a Mangano, Mangano si fa rispetto Mangano, Manai e arrivano davanti alla porta ma non si non riesce prima avanti con l'anno secondo palettino del lato prima di fatto attende prima se non è buono aspetta che salta spostando qui va a dietro la terra e non finisce dietro il fattore dietro il nuovo palline non si va a fatto palline bloccata tornata da parte del portiere Alex Arrini quindi ha la possibilità di essere ai giocatori della Udinese con Romano, Romano indietro panna per Manai da parte del Maggiore Verselli, ma viene fatto? Viene fatto appunto, c'è un fallo da parte del giocatore del Pirman, giocatore della Maggiore Verselli, e prenderà a questo punto una punizione. Se ne sta battuto per Verselli, che deve registrare il forte, Buralli, Buralli, per caso, per caso, scarica su Marcini, normalmente per Buralli, 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 per il giocatore di quello di fatto, viene il giocatore di fatto, per i due, i giocatori di Romano è bene, Bernardo, Spini, sempre di rinforzare, tutto quello che Romano sapete, serve, la difesa per Romano, svegli, ti credo che Romano, 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 ti la camera così nel centro per tutti i metri che fai ma ora per il questo era come appa addio particolare che c'è un fallo e il portiere e il portiere sulla portiere del Verselli pulsione in favore della sbattuta da anche per indietro per Romano Romano viene Romano tutta allenata anche non si riesce mai cosa ne va bene pari anche per te sembra il mondo vivo tiro che sbatte per Romano però la rimane il portiere Verselli con Birin Birin per Fregas in casa per Martini le vedere da una che è fermato in qualche modo da Manai che perde la linea e bene così questa è la reazione della pista secondo me un passaggio sul porto per Manai che non riesce a ripartire in tagliare il tiro e per la partita in 3-4 metri 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 si apre a parte, a questo punto la posizione con Mangano che da Armando, Armando c'entra più in alto, ma è ancora fuori e quindi nulla di fatto, si prende con un nuovo calcio da parte allora Guattali, c'è un ragazzo Buralli Buralli, con Rosetto, da Armando, fa bene dietro c'è un calcio, 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 non è compito del gruppo, non è alde, e quindi c'è appunto questa rimessa in pista, parte dei giocatori dell'Alto di Arcelli. Arcelli si fa domani, arriva il punto di battuta, passa la linea, Buralli, sì, la linea per Pegasi, Pegasi Buralli, Buralli davanti, ma così, ma così, in casa, alla parte opposta, Pellegrini, Pellegrini nuovamente, a Buralli, Buralli che c'è dalla fase, si porta, viene contrastato da una parte, si è entrato in mano in questa mattina, dietro a questo punto la prima parte del giocatore. Momento
Abbiamo già avuto il pareggio da parte di tutti, fatto da Cosmo Mazzu. Si riprende il punto di con 1-1, a centro ritorna con il calcio di Tuselli. Il calcio va su Mazzini, da parte di dietro, non è un calcio, il calcio di un'area di riporto, non è un'area di valli, l'aria praticamente a mano di Mazzini, e c'è un'altra di e poi dopo c'è un passaggio che è completato da Sampliga, e poi in foda si dirà, viene in mezzo a parte del punto, il calcio con Andrini, Matuidi in questo modo avrebbe dovuto avere un controllo preciso della prima e la prima disciplinare di dietro non era il suo gol, è sicuramente pericolosa da parte di Matuidi, in tempo si può salire a Maia Matuidi della parte forte e forte viene fermato, viene fermato e sono da Spegni, prima poi fa in casi per casi di bene passa nella pista cerca un compagno, non lo trova quindi tornare e là di Maia Sente 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 al giro di mezzo un momento un po' di spogliare da parte dei giocatori della Udì c'è fatto un pensiero di Nuandi un meno per la sua porta c'è di girare la porta della porta da Parisi Bralli la palla lì Bralli viene qua c'è un'altra schiaccia un'altra schiaccia abbastanza probabile che era sull'esterno della rete non ci vediamo sull'esterno della rete di Alessandri quindi alla 2 è messa un titolo già prima Mazzini Maia Maia nel porto Nuandi la palla si stanno tirando sta andando verso la porta gira dietro porta è entrato per prendere il porto che sta riprendendo il passaggio da rimango con il primo e dà l'opportunità per sbrigare dietro a Supremo Mazzini il andi nelle condizioni il portiere insomma ancora di portiere ha del qui sta aspettando l'edizione di Simone Cabral che è il valore dei giocatori del Campi Russo molto anche di attenzione alla presa ci sarà appunto il penalty e siamo a 13:39 della termine della partita e questa è veramente una integua nel confronto dei giocatori lui e insomma, vediamo che va sul salto che sul tiro piazzato e niente vediamo un attimo come viene sistemato poi è un po' questo ma è un po' al suo posto Benedetti Fallina e si è pensato siamo pronti Piero Parallo Paolo Paolo capigliato Questa è una azione importante per il te Mattino vediamo come nella sfida non riesce a fare nulla e poi si fare questa inserimento la battaglia importante nel frattempo è entrato gol nel fine del Vercelli con un segnato in passi per il primo punto guarda il motore Vercelli e rovesso da parte Bralli Bralli con il tempo non è il servo per quello di tutti si arrabbiano la vita per l'uscita signore facendo tutto fare in una stessa risposta fare io fare più la ragazza che sono hanno fatto tutto il tiro fare di non manca il tono di stare un tiro si mette si parte un'altra parte di non vedi sono a tempo
Rimba in campo Poli durante il tie-back. Abbiamo visto la bellissima azione del nostro Poli e è andato a riposare. Ma ricordiamo che l'UBP sta conducendo per 2-1 al 14-15 della ripresa. Ancora 9 minuti prima della fine della gara. Siamo molto sull'aria per questi ragazzi. Fischio dell'arbitro per riprendere i ragazzi. A ciò, palla all'UBP. Rientrano ora in pista i giocatori. Vendi la palla. Giocatini che... Poi, ha ricambiato ancora. Con 64 rete, 64 di Burani. Rete di Burani. Sì, mi capita. Poi, ma viene invece partendo, passa con la palla, colta misura, quindi pensiamo in favore del giocatore del sono la porta di indietro per cercare il vento, ma di notte le farine incontrerà su Burani. Burani porta avanti a centro, fuori c'è Chiema, Chiema che viene deviato in qualche modo dal potere, no, lasciare sopra il mini per le farine che deve segnare il dietro Burani, un dato metto pallina che trova spalle molto lentamente prima alle spalle delle proprie le tante lasciato veramente troppo avanti con il giocatore dei nostri giocatori del Modena Anna e non mi fa ancora non si fa sentire lì sicuramente una però si fa una però che c'è una evidenza che fare con quando si tiene la porta la porta qui fare non è solo modo per andare avanti lei mi vedo la parte proprio non si fa prima la prima che è prima per andare al momento c'è poi una situazione di ma si fa davanti viene con passato non è per passare non riesce poi il nuovo mercato per l'ultimo dopo porta avanti per la porta che non è per avanti per la porta non si io il complimento troppo si prende la fine e non è in modo che si trovi non c'è bene così per continuare dando la porta dell'ultimo bene di lì andò a tenere perché c'è Francasso Francasso Burali Francasso Farmi prende pallina porta avanti Francasso per scordare avanti nuovamente per avanti 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 del foglio cercato quindi è contestato a fracasso in maniera abbastanza dura e l'arbitro ci chiede parlo è un buon rapido in questo caso va bene sulla sua prima semana troppe di sono tardi non per vedere una situazione non piace questo punto c'è la 528 i falli sono a favore della per i giocatori prima e questo gol per il 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 gol per
quindi per averti più diretto per Manfrini, 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 Non si è fatto niente. Non è vero, 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 non è